italiano. La Suprema Corte di Cassazione, sezione feriale, ha emesso all'udienza pubblica nel procedimento penale numero 27.884/2013. Cavaliere Nero, il tesoro nascosto di Silvio Berlusconi, edito da Chiare Lettere, dentro dei documenti inediti. Eccolo qua, ecco che documenti sono. Sono i documenti giudiziari che erano conosciuti dagli addetti lavori, ma non erano conosciuti dall'opinione pubblica, che spiegano la condanna. Il Cavaliere Nero è l'ultimo libro scritto da Biondani con Porcedda sul tesoro nascosto di Silvio Berlusconi. La somma di tutto il nero accertato fatto da Berlusconi nel corso degli anni, perché lui è stato condannato per 7 milioni di euro, ma quanto, Paolo, quanti milioni di euro? Più di un miliardo di euro. Un miliardo di euro di nero mi pare una cifra. Io sono innocente, io sono assolutamente innocente. I giornalisti Paolo Biondani e Carlo Porcedda, nel libro Il Cavaliere Nero, leggendo non solo la sentenza di condanna per frode fiscale, ma anche le sentenze che hanno dichiarato prescritti i reati di falso in bilancio della Fininvest, concludono che è possibile attribuire a Silvio Berlusconi un tesoro nei paradisi fiscali di 1 miliardo e 277 milioni di euro.